Volevo inserirmi così perché mentre parlavo mi è venuta in mente la poesia Eppure, che è l'unica poesia in cui Non parlo io. non parli tu. Sì. Sì, la leggo. Ok. Eppure io mi sentivo come al solito calma, anzi no, mi sentivo quasi contenta, se così si può dire, avendo lavorato, essendo madre, i miei obblighi, i miei doveri, voglio dire. Martedì sera io tornavo dalla manifattura e ho pensato. Le condizioni di quell'esperienza, una copia del cielo riflessa sull'asfalto, gli spazi fra i quartieri popolari e in questa lacuna fra le strade, per 8 ore lei sarebbe restata. Non trovo soddisfazione molte volte con voi. E tanti aspetti diversi, altre cose. Il moto delle figure che toglieva grazia e significato all'orizzonte. Si stendeva lì per trasportare il ritorno alle 7 di sera verso casa e il rientro dopo la cena e il sonno. Per produrre ancora, tutti i giorni eccetto la domenica. Qualche volta io vorrei che voi moriste tutti, anche tu, anche i figli che 12 anni fa mi sono nati. Ogni tanto lo penso, poi mi passa. Questa poesia in realtà è uno dei tre testi anteriori al 1997, riscritti dopo il 1997 e confluiti in uno. Gli altri sono Giocatori e la scomparsa del respiro dopo la caduta, che era poi il titolo della raccolta del 92. I testi non sono quelli del fine anni 80, inizio anni 90, sono stati riscritti. Tuttavia, neppure rimane la caratteristica della mia poesia precedente, cioè il rifiuto di dire io, il tentativo di eludere la soggettività e di far parlare dei personaggi altri, all'interno di una poetica appunto post-lirica, antilirica, esplicitamente antilirica, che si richiamava a modelli letterari come la poesia, certa poesia modernista inglese americana, T.S. Eliot, The Wasteland, è stato il mio imprinting nei confronti della scrittura in versi. Ricordo distintamente l'impressione che mi fece avere 14-15 anni, all'altura della Terra Desolata. In contesto a fronte, capivo probabilmente il 30%, però mi folgorò. E poi, insieme a The Wasteland, i Cantos di Pound, opera che nessuno ha letto realmente, forse neanche Pound, ma che funzionano come virtualità, come opera virtuale, come idea di poesia. In Italia questi modelli erano stati presi dalla neo-avanguardia, da Pagliarani e da Sanguinetti. Da Pagliarani di Ragazza Calla, da Sanguinetti di Laborintus. Questa era la mia costellazione originaria. Ero scettico nei confronti di Laborintus, ma ammiravo molto Pagliarani di Ragazza Calla, mentre mi piaceva il Sanguinetti lirico, quello successivo a Laborintus. Questa era la mia costellazione, non volevo dire io, volevo costruire dei poemi narrativi con un elemento saggistico riflessivo straniati. Lasciar parlare le persone nel loro straniamento, nella loro distanza, nella loro alterità, rappresentare la solitudine degli altri, non la mia. La visione del mondo era la stessa, era il principio di poetica che cambiava. E poi dopo il 97 questa disposizione è cambiata. È cambiata anche attraverso l'assunzione di altri modelli, per esempio l'assunzione, la ripresa, l'assunzione di una tradizione di lirismo tragico, in questo caso tipicamente italiana, che è quella che da Leopardi porta a Montale, Serin, Fortini, questi sono diventati i miei autori successivamente. Della prima fase è rimasto però l'atteggiamento decostruttivo nei confronti del mio, cioè l'idea che sì, che fosse necessario dire io, perché si è alla fine nomi propri, biografie, data di nascita, data di morte, si è questo, heideggerianamente occorre assumere il fatto che non si può uscire dal nostro esserci, è il nostro esserci improprio, è la nostra proprietà. E però questo essere, questo esserci che è la nostra proprietà deve essere mostrato nella sua improprietà,
Heidegger in Essere e Tempo appunto dice da un lato che semplifico un discorso che si dovrebbe sviluppare con un'altra articolazione, che da un lato la nostra esistenza singolare conclusa dall'unico evento possibilità che sempre si realizza, cioè la nostra morte singolare, è l'unica nostra proprietà, e dall'altro che questa nostra proprietà è l'assolutamente improprio, è sempre un eigentlich nella quotidianità media. Un eigentlich viene tradotto, è stato tradotto dai primi traduttori italiani di Heidegger come inautenticità. In realtà forse la traduzione migliore, come sottolinea Agamben, è improprietà, cioè l'idea che le parti che costituiscono la nostra identità, i vestiti che porto, le idee che mi attraversano, le parole che dico, la lingua che parlo, nulla di tutto questo mi appartiene, perché tutto questo è anteriore alla mia singolarità. Io sono il prodotto, il portato di forze che non controllo, che mi attraversano, e sono in tutto simile agli altri che sono presi nello stesso reticolo di forze. Siamo esseri seriali e impropri, e tuttavia l'incarnazione singolare, la mia improprietà, è ciò che veramente è sempre mio ed è l'unica mia improprietà. Esistere significa vivere propriamente la nostra improprietà. Questa è la conclusione di un saggio di Agamben su Heidegger molto bello, che davvero esprime una cosa che ho confusamente pensato a lungo, e che anche grazie a questa lettura sono arrivato a chiarirmi. Esistere significa vivere propriamente la nostra improprietà, senza assunzione di privilegi che non ci sono, e allo stesso tempo però con la consapevolezza che per essere davvero onesti con noi stessi, questa dimensione dell'individualità che è la nostra caratteristica epocale e probabilmente ontologica, va assunta. E la letteratura ha il compito di mostrare questa dialettica aperta e di mostrare questa dialettica tra una solitudine di contenuto ed una condivisione della forma essere singolare. Tutto questo ha anche un valore, come dire, se si vuole politico-culturale, in che misura? Nella misura che a me interessa molto riflettere sul doppio movimento della nostra forma di vita moderna occidentale. Gli ultimi due secoli sono da un lato i secoli dell'individualità, della democrazia in politica, virgolette su democrazia doppia, tripla, per quello che poi questa parola è arrivata nella prassi a significare, cioè un significante vuoto. Sono i secoli dell'individualismo, sono i secoli dell'espressione di sé, sono i secoli della poesia lirica moderna, sono i secoli del romanzo, cioè delle storie di nomi propri, di individui singolari, identificati, posti in un tempo, in uno spazio preciso, eccetera. Dall'altro sono i secoli delle masse, dei poteri anonimi, dei soggetti impersonali, delle stati burocratici moderni che hanno governato miliardi di vite, spesso massacrato miliardi di vite, trattandole come numeri, del sistema mondiale dell'economia moderna, ormai solo economia capitalistica moderna, che governa i grandi numeri, massacra attraverso una violenza sistemica impercepibile decine di migliaia, milioni di persone, o le costringe a condizioni di vita miserabili, passa sopra ogni giorno all'individualità. Sono i secoli della statistica, interessante riflettere sul fatto che la statistica è la stessa data di nascita del romanzo moderno, della lirica moderna, cioè i saperi, i discorsi dell'individualità assoluta convivono con l'applicazione della matematica alle vite individuali. L'assoluta differenza della letteratura coincide cronologicamente con l'emergere di quell'assoluta identità matematica imposta agli individui di cui la statistica è portatrice. Mi interessa riflettere su questa dialettica aperta che è quotidianamente percepita nelle nostre vite,
siccome mi interessa riflettere sulla, su i paradossi, per dire che Tocqueville esponeva all'inizio dell'epoca che ci include, una democrazia in America, quando appunto rifletteva sul fatto che da un lato la società moderna ha creato delle nicchie di autonomia soggettiva, di ciò che i soggetti percepiscono come autonomia, cioè posso fare in questo mio micro spazio individuale, familiare, teoricamente più o meno quello che soggettivamente penso essere l'espressione della mia libera volontà, posso essere me stesso, coltivare i miei desideri che percepisco soggettivamente come individuale all'interno di questo spazio, allo stesso tempo però le grandi decisioni collettive che influenzano la mia micro nicchia mi sfuggono completamente, sono prese altrove. Questo che Tocqueville descriveva negli anni 30 dell'Ottocento è oggi una condizione che tutti noi percepiamo quotidianamente. Abbiamo micro nicchie di senso, sfere, mondi, all'interno dei quali costruiamo dei significati regionali che ci tengono in vita e per i quali lottiamo, per realizzare i quali lottiamo, in nome dei quali viviamo. Però l'architettura di questi micromondi all'interno dei quali siamo immersi, la loro connessione reciproca e le forze che li governano ci sfuggono completamente. Ci sfuggono totalmente. Basta pensare a quello che sta accadendo negli ultimi 4 anni, dal 2008 al 2012, l'esperienza di spossessamento che è la più colossale crisi economica che il capitalismo occidentale ha attraversato dai tempi della Grande Depressione oggi, ci mette davanti agli occhi ogni giorno. Cioè l'idea che appunto noi in modo molto mio che si veda questo e tutto intorno ciò che da un momento all'altro potrebbe travolgere i nostri micromondi sia completamente sfuggito al nostro controllo e sia sfuggito al controllo di quelle costruzioni collettive che gli esseri, che la cultura, la politica moderna hanno costruito per governare l'universale che oggi non funziona più, a cominciare dalla politica che non governa più niente. Questa dialettica è una dialettica che fa parte del nostro stato di cose. Poiché io non ho una risposta politica a questo, non credo che siano in atto risposte politiche collettive, mi piacerebbe che fosse così, ma realisticamente non posso dire che sia così. Non ho una soluzione da additare. Ciò che posso fare come scrittore è mostrare lo stato delle cose. Diceva Chekhov, il compito di uno scrittore non è dare delle risposte a delle domande, ma porre le domande. Io credo il compito dello scrittore moderno è sempre più quello di dare risposta a delle domande. Mi rendo conto che questo comporta un cambiamento dell'idea di scrittore rispetto a quello che in Italia è stato egemone o in altre negli anni 50 e negli anni 60, quando alla letteratura veniva chiesta anche quella che Lukács chiamava la prospettiva, cioè di indicare direzione, soluzione, eccetera. Lo scrittore era interprete e capopopolo. Io non sono, non ambisco e non ho proprio le strutture di senso per calarmi in questo ruolo, perché questo ruolo si è finito. Credo che il compito dello scrittore oggi sia quello dell'osservatore e sia quello di dire frontalmente qual è lo stato delle cose. Non quello di fornire risposte. Perché le risposte non sono nell'orizzonte, secondo me. E forse l'unica energia politica che possiamo trarre da questo stato di cose sta nella consapevolezza di questo.